Ciao a tutti ragazzi, io sono GinChamp e vi do il benvenuto in questo nuovo video della rubrica di Spazio Games dedicata a League of Legends. Questa volta non si parlerà delle meccaniche di gioco, ma piuttosto vi presenterò l'ultimo campione appena arrivato nella League of Legends, ovvero Gnar, l'anello mancante. Gnar è uno Yordle un po' selvaggio che si differenzia da tutti gli altri già presenti nella League of Legends per la sua particolarità di potersi trasformare. Ma vediamo bene nel dettaglio quali sono le sue abilità. La prima cosa da notare è che tutte le abilità cambiano a seconda che Gnar si trovi in forma mini o in forma mega. L'abilità passiva di Gnar in forma mini gli fornisce un bonus al range d'attacco, al movement speed e all'attack speed. In più c'è la Rage, che è una barra che si riempie quando Gnar viene attaccato o sta attaccando, e una volta piena farà sbrilluccicare il piccolo Yordle, e questo sarà il preludio alla sua trasformazione in Mega Gnar, che non può essere controllata direttamente dal giocatore e avviene o dopo pochi secondi oppure alla prima abilità attivata. In forma Mega, Gnar ottiene un bonus all'Health, all'Armor, alla Magic Resist, all'Health Regen e all'Attack Damage di base. Anche in questo caso non è però il giocatore a decidere quando tornare in forma mini, poiché la forma mega dura soltanto 15 secondi. La Q di Mini Gnar è un boomerang molto simile a quello di Sivir, che infligge danno fisico e uno slow a tutti i nemici colpiti, anche se nessun nemico può essere colpito più di una volta, all'andata o al ritorno. Una volta lanciato, Gnar ha la possibilità di recuperare il boomerang in modo da ridurre sensibilmente il cooldown dell'abilità. In forma Mega, al posto del boomerang, Mega Gnar lancerà un masso, che infliggerà in linea retta un danno fisico al primo nemico che incontra e uno slow. Come per l'ascia di Olaf, Mega Gnar ha la possibilità di andare a recuperare il masso per ridurre il cooldown dell'abilità allo stesso modo di quando in forma mini recupera il boomerang. La W in forma mini sarà soltanto un'abilità passiva che ogni terzo colpo verso lo stesso bersaglio causerà un danno magico sulla percentuale di vita massima del bersaglio e in più darà a Mini Gnar un bonus al movement speed. In forma mega, la W può essere attivata per un ridotto attacco ad area che causa lo stun e danni fisici a tutti i nemici colpiti. La E di Mini Gnar è un saltello che può essere usato anche su unità alleate e nemiche, producendo in questo modo un rimbalzo che raddoppia la distanza percorsa e permettendo anche di oltrepassare i muri presenti sulla mappa. Se atterra su un nemico, oltre che rimbalzare, Gnar infligge un danno fisico in base alla percentuale di vita massima che ha. Anche in forma mega la E di Gnar permette di saltare, anche se solo per infliggere danno e slow ad area, senza possibilità di rimbalzare. La R, ovvero l'ultimate di Gnar, è ancora un'abilità passiva in forma mini che stacca con la W aumentando il bonus al movement speed. In forma mega può essere attivata per scagliare in una direzione tutti i nemici nel suo range d'azione, infliggendo danno fisico e slow. Se i nemici vengono sbattuti contro un muro o una struttura, ricevono danni bonus e vengono stunnati. A questo punto non c'è altro da dire che Gnar è un champion nato per la top lane. Questo perché, a causa della sua trasformazione, diventa melee e quindi sarebbe difficile giocarlo come AD carry, sia perché non ha abbastanza danni per giocare mid, sia perché non ha abbastanza sustain e CC per essere un jungler valido che riesca a gankare efficacemente nelle altre lane. Personalmente posso dire che Gnar sembra un champion molto divertente, nonostante questo non so se possa essere un pick valido per le ranked in solo o in team. Il mio consiglio è quello di giocarlo off tank con un unico oggetto d'attacco che potrebbe essere una Blade of the Rune King oppure una Trinity Force, abbinata a tanti oggetti da tank quali un Radwin, una Sunfire Cape oppure un Banshee's Veil, in modo da aumentare molto la vita e le resistenze. Visto che una volta trasformatosi in Mega Gnar può buttarsi nella mischia e dare molto fastidio al team nemico. Senza contare che anche come tank potrebbe riuscire a fare veramente molti danni, dato che alcune delle sue abilità scalano sulla vita massima sia propria che degli avversari.
Siamo giunti alla fine. Commentate per dirmi che cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto o cosa no, ed iscrivetevi al canale di Spazio Games per essere sempre aggiornati sui video in uscita. Con questo è proprio tutto e vi do appuntamento al prossimo video.